Ah, finalmente è finita la lezione di letteratura. Già, era una noia mortale. Ehi, Marco, aspetta. Vieni. Ecco, andiamo. Siamo lontani da loro. Ok, finalmente è intervallo. Possiamo indagare. Dobbiamo assolutamente scoprire chi ha cambiato le classi a inizio anno. Insomma, non dovevano stare tutti insieme. E io sono sicura che qualcuno del loro gruppo, insomma, per stare insieme, se no non avrei idea di chi potrebbe essere. Dai, andiamo. Samantha, dimmi. Volevo solo ringraziarti per quello che hai detto poco fa alla preside, insomma, se dovessi riuscirci, insomma, saresti sospesa da sola e io sarei libero, anche se ho fatto anch'io le cattive. Sì, ma basta la voce. Vabbè, sì, ti ho spiegato. Allora, ma come hai intenzione di scoprirlo? Beh, le classi erano segnate sul computer della preside. Qualcuno avrà fatto irruzione nel suo ufficio mentre non c'era. Sarà entrato nelle cartelle, avrà spostato le persone tutte nella classe di Argentina e Betty. Però, cioè io non ero. Loro al tempo erano nella classe in cui adesso ci sono Blair e Danny. Per stare tutti insieme. Poi la preside avrà notato l'errore e li ha messi tutti insieme. Non saprei. Di sicuro non sono state Anna e Viola perché sono arrivate qui da poco. Sicuramente i sospetti possono essere solo Argentina, Danny, Alex, Baby, Blair e Luna. E Giulia? No, Giulia sicuramente no. A inizio anno non erano amici, quindi non penso che lei sia colpevole. Qualcuno che è capace. Non lo so, io penserei a Danny che può essere capace. Beh, ma comunque, adesso anche se hai dei sospetti, come facciamo a scoprire chi è stato? Ci vorrebbe un tecnico professionista. Io conosco una persona. Chi? Il papà di Anna. Perché per tutti i dispetti che ho fatto, loro li hanno risolti così. Ho sentito che chiedevano: ah, tuo padre potrebbe farlo. Anna, sì, mio padre è un bravo professionista. Infatti, hanno annullato tutte le mie vendette grazie a quel papà, al suo papà. E potremo scoprirla grazie a lui. Ma come farai? Anne non ti farà entrare. Beh, ma il papà di Anna non sa chi sono i suoi amici. Cioè, sì, lo sa, sono andati, ma non sempre tutti. Potremmo andare a casa sua e dire: ciao, noi siamo. Lui magari non si ricorda neanche chi siamo. Io potrei dire: sono Viola perché ho i capelli blu come lei. E io chi potrei dire? Non lo so, di che sei? Alex. Lui penserà che hai cambiato colore di capelli. Non è che si fa tante domande. Diremo: ciao, siamo Viola e Alex. Dobbiamo vedere una cosa al computer. Grazie a lei. Insomma, Anna ci ha detto che potevamo farlo. Dobbiamo farlo in un momento in cui Anna non è in casa. E poi niente, gli diremo cosa fare. È un ottimo piano. Già. Lo faremo oggi. Non ci resta che spiare Anna e vedere, scoprire se oggi se ne va. Ok, andiamo. Che genia che è Samantha. Eccola là, sta parlando con Blair. Com'è nata la giornata con Viola? Ah, è stata orribile. Il nostro professore di chimica fa veramente schifo. Ci dà una montagna di compiti e poi ci avvisa che c'è una verifica solo il giorno prima. Oh, ho preso delle insufficienze. Mia madre mi mette in punizione. Ci sei oggi alla pasticceria? Noi andiamo, ci andiamo. Ho chiesto anche agli altri. No, non posso. Oggi devo andare dal dentista con mia madre. Ah, allora sarà per un'altra volta. Sì, ok. Perciò vada al dentista. Resteremo in agguato davanti a casa sua e quando se ne andrà, entreremo. Ok. Nel pomeriggio, dopo aver aspettato che Anna se ne sia andata, aver bussato alla sua porta e chiesto al papà di entrare. Prego, entrate. Comunque Anna non mi ha detto che sareste passati. Ne sarà dimenticata, sai, un po' sbadata, poi magari era la fretta di andare dal dentista. Già, comunque non ci vorrà molto. Ok, che cosa avete bisogno di vedere? Ci servirebbe un'ora dopo. Allora, è riuscito a scoprire da chi è stato hackerato?
è che ho cambiato le classi. Già, è parecchio che siamo qui. Ah, sì, ci sono quasi. Ah, ecco fatto. Cioè, ho visto, trovato il numero di telefono di questa persona. Sì. Aspetta, ma sappiamo solo il numero di telefono. Come facciamo a sapere di chi è? Entrerò nel suo profilo WhatsApp e vi farò vedere la sua foto del suo profilo, così la riconoscerete. Ottima idea. Ecco fatto. La riconoscete? Ma è Luna! Oh, io ero convintissima che fosse Danny. Vabbè, non importa. Grazie signore, è stato gentilissimo. Potrebbe dire... non dire ad Anna che siamo passati? E perché mai? Cavolo, e adesso come facciamo? Beh, ma lascia stare, magari si dimentica. E poi magari gli dice che sono passati Viola e Alex. E lei ci crederà. Giusto. No, lasci stare, arrivederci. Grazie ancora. Che ragazzi strani. Yuhu, sì. Così sospenderanno me e Anna. Cioè no, è Luna. Ah. Siamo stati proprio dei geni. Già, siamo un'ottima squadra. Batti 5? Certo. Bene. Ma puoi dire bene? Abbiamo scoperto che ha hackerato il computer della preside. No, cioè, non lo so, perché adesso Luna verrà sospesa. E quindi è lei che si è comportata male. Già avrebbe dovuto accettare il fatto che erano in classe non insieme. Vabbè. Iscrivetevi al canale, lasciate like e... tutto il resto. E... vi spiegheremo io e Karina su InfoCanal perché il papà è diventato Mark. Ci vediamo alla prossima. Ciao!